Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, oggi parliamo del post partita Juventus-Parma finita 2-1 per la Juventus. Allora, prima di iniziare è scomparso una persona di nome Pietro Anastasi. Per me questa vittoria è stata dedicata per lui, a tutta la tifoseria juventina. Tantissime condoglianze a questo calciatore che è stato un campione negli anni 70, negli anni 80, che ha dato 8 anni di vittoria, 8 anni di vittorie e di sconfitte. Ha sudato tanto la maglia della Juve, ma mi dispiace soltanto per Pietro Anastasi. A me mi ha fatto spezzare il cuore dalla sua scomparsa. Infatti, appena iniziata la partita, la prima era un minuto di silenzio. E infatti. Vabbè, adesso parliamo della partita Juve-Parma, 2-1 Juventus, con la doppietta di CR7. Sempre lui questo calciatore. Ma chi è questo? Ma chi è questo? 7. Qua. Allora. Il primo tempo. Se l'è giocata il Parma nel primo tempo, ha difeso bene. E quella fortunata deviazione del gol della Juventus ha tirato in porta Ronaldo, la deviazione di Sprocati, 1-0 Juve. CR7 colpisce lui, 15 gol in campionato. È finito il primo tempo 1-0 per la Juventus. Al Parma non si era vista così pericolosa nel primo tempo. Un po' più la Juve sì, invece. Per me è stata combattuta la partita, perché sapevo che il Parma è dovuto andare a Torino a giocarsela. Almeno un punto se lo doveva prenderla a Torino, per la salvezza. Il Parma è settimo in campionato. E infatti si è visto di come ha giocato. Alla pari con la Juventus. Allora, parte il secondo tempo. È iniziato subito. Cioè, Danilo ha preso. Sul finale del primo tempo ha preso il palo. Ha scheggiato il palo Ramsey. Stava facendo il 2-0 sul finire del primo tempo la Juventus. Questa è stata sfortuna. Poi Danilo. Cioè, ha tirato una bordata parata palo. Stava vicino ancora al 2-0 la Juventus. Con un po' di sfiga. Il calcio d'angolo del Parma, Cornelius l'ha spizzata per l'1-1. Hanno cercato di anticipare Ronaldo e forse quell'altro Ramsey, sì. Stavano cercando di anticiparlo, ma l'ha vinta lui il duello aereo e Szczęsny non poteva arrivarci. Però dura solo 3 minuti il pareggio del Parma e subito fa il 2-1 la Juventus, ancora con CR7, assist di Dybala. Allora, poi nei minuti finali la Juve si è abbassata tantissimo e ha sofferto così tanto ed è riuscito però a portare a casa i 3 punti fondamentali. Con questo siamo a più 4 sulla seconda, su Linda, che Polli che hanno pareggiato contro il Lecce. Stesso risultato di Lecce-Juventus è stato. Vabbè, raga. Con una partita in meno la Lazio, se vince la partita in meno contro il Verona, supererà l'Inter e andrà a meno 3 sulla Juventus. E supererà l'Inter, ma oddio, l'Inter terza, oddio, come si stanno spappolando i fegati, va! Anche De Ligt è stato un fenomeno. Cioè, miglior in campo dico Ronaldo tra i primis, secondo De Ligt. I peggiori in campo sono Rabiot e Matuidi. Non si era visto Ramsey, si è visto per me poco. Apparso quando ha scheggiato il palo sul fine del primo tempo. Vabbè, raga, adesso non ho nient'altro da aggiungervi. Contenti tutti. Tante condoglianze a Pietro Anastasi. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito che lasciate un mi piace, di commentare qua sotto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Se
Se non siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. Grazie tante, Cristiano Ronaldo. E forza Juve! Ciao belli!